situazione adesso dei cristiani dell'Iraq è molto drammatica perché tutti i cristiani della città di Mosul e della piana di Nineveh, che sono circa 120.000 persone, che sono rifugiati nel nord dell'Iraq. Nel nord dell'Iraq ci sono le montagne, il tempo molto duro durante l'inverno, vivono in una situazione molto drammatica, veramente. La maggior parte vivono o nelle scuole o nelle aule del catechismo. Ci sono alcuni che vivono sotto le tente, altri vivono nel container che abbiamo noi fatto per loro. È successo che i militanti dello Stato Islamico hanno controllato tutta la città di Mosul e la piana di Nineveh. L'esercito iracheno ha fallito, in altre parole è scappato, non ha fatto nessun combattimento con loro, tutti sono scappati e questi militanti hanno preso il controllo su tutta questa zona dove la maggior parte delle persone erano cristiani. E non solo una parte, bisogna tutte le parti, la comunità internazionale, il governo iracheno, le parti, le etnie che ci sono nell'Iraq, devono tutti lavorare insieme per sconfiggere questo terrore, questo Stato islamico. Se tutti questi sono uniti contro questi militanti islamici, sicuramente si può convincere. Tutti si trovano in una situazione di una, come possiamo immaginare, una famiglia senza niente, senza lavoro, senza casa, senza anche un futuro. Sentono tristi di questa situazione e hanno perso anche la fiducia nella terra nostra, la fiducia nelle altre persone, la fiducia anche nel futuro. Ma dall'altra parte sono molto fiduciosi in Dio. Hanno questa fiducia in Dio che Dio non li lascia. Ovunque sono, in qualsiasi posto nel mondo, loro sono sempre fedeli a Dio. Potevano tutti rimanere nelle loro case e convertire all'Islam, ma nessuno di loro, nessuno proprio. Non abbiamo nessuno che ha convertito all'Islam. Sai, i primi giorni o prime settimane la situazione era molto difficile, perché dormivano dappertutto, anche sulla strada. Ma con il passato di tempo siamo riusciti a organizzare un po' le cose, a fare anche delle piccole chiese, delle tente nei campi dei rifugiati. Adesso quando andiamo alla messa di domenica, le tente sono piene veramente della gente. Situazioni come questa, con una gente coraggiosa come questa, non puoi sentire la paura. E io conosco due signore anziane di circa 80 anni, una 80 anni, l'altra 75. Sono rimaste in un villaggio dopo che tutti sono scappati, andati via. Queste signore, siccome erano anziane, sono rimaste nella casa. Dopo aver scoperto questi militanti che ci sono due signore nella casa, sono venuti a parlare con loro. Gli hanno detto che voi chi siete? Hanno detto noi siamo cristiani. Perché siete qua? Perché questa è la nostra casa. Va bene, noi per farci rimanere qua dovete convertire all'Islam. Una delle signore ha detto perché tu non converti al cristianesimo? Poi è stato quasi come mi ha raccontato, un'ora di dialogo fra di loro. Quelli minacciavano di morire, noi adesso vi uccidiamo, le signore dicevano, tutti noi moriamo, anche tu fra un po' di tempo muori. Poi alla fine gli hanno detto andate via, li hanno lasciato e sono venuti dove eravamo noi, ha raccontato questa storia reale e veramente mi ha toccato molto. Tutto il mondo occidentale è in pericolo perché sono venuti da noi tanti kamikaze, tanti combattenti, militanti dello Stato islamico, da Europa, da America, da Australia.
queste persone rappresentano un grande pericolo e queste persone sono nate in una comunità musulmana qua in Europa e quindi questa comunità è la base di questo pensiero fondamentalistico. Noi adesso sì abbiamo una tanta preoccupazione di questa cosa, perché non trovano una soluzione per far tornare tutte queste gente alla loro terra, sicuramente nel futuro, non prossimo, ma nel futuro forse non ci sarà nessuno, ma penso che ci sarà una soluzione anche per la situazione. Prima di tutto l'Iraq è la nostra patria, è la nostra casa, è la nostra terra. Noi eravamo origine prima di venire i musulmani, eravamo nella nostra terra prima di venire altre religioni. Poi la presenza cristiana sempre nella storia dell'Iraq ha avuto un ruolo molto importante, soprattutto sul campo dell'educazione e il campo della sanità. I cristiani sempre erano persone molto educate, avevano tantissime scuole che facevano la loro missione attraverso le scuole e attraverso gli ospedali. E quindi la missione della Chiesa è questa, no? È non di far predicare agli altri della nostra fede, ma di fare la società più umana attraverso la nostra presenza.